Buongiorno a tutti, questa mattina è il nostro appuntamento mensile con i libri dimenticati o comunque in qualche modo rimossi dalle scaffali delle librerie, non poteva esulare da una ricorrenza straordinaria che è quella della festa della donna, quindi non per fare della retorica, ma parleremo di due libri, di due autori diversi, che affrontano il tema relativo al rapporto della donna con l'arte e delle donne con gli artisti. Perché, come dire, la storia delle arti sostanzialmente ci dà numerosissimi esempi dai quali desumiamo come il percorso di affermazione della donna in quegli ambiti sia estremamente difficile, talvolta impossibile, e come di converso l'affermazione degli autori maschi spesso preveda, come dire, fra ampie virgolette, l'assassinio figurato delle loro compagne. In effetti c'è una grande frase che viene spesso citata: dietro a un grande uomo molto spesso c'è una grande donna, che potrebbe sembrare una frase di grande apprezzamento per la componente femminile, ma in realtà se noi leggiamo il sottotesto comunque attribuisce alla donna il ruolo di stare dietro al grande uomo. E così come l'altra affermazione, che molto spesso stamattina parleremo della metà femminile della coppia degli anni d'oro del jazz, Francis Scott Fitzgerald e Zelda Fitzgerald, cioè parleremo di una delle figure più emblematiche che corrispondono alla definizione che si usa molto spesso di genio e sregolatezza, nel senso che sicuramente Scott Fitzgerald è stata una figura determinante, fondamentale nella letteratura contemporanea, ma certamente la sua vita è stata all'insegna della sregolatezza più assoluta, tale che la sua vita è stata molto breve in quanto morto, poco più che quarantenne. C'è anche un'altra coincidenza, tutti noi sappiamo perché l'8 marzo è diventata la festa internazionale, il giorno in cui si ricordano le donne, la storia della fabbrica con le donne che sono bruciate vive perché erano prigioniere, eccetera, eccetera. Zelda Fitzgerald è morta il 10 di marzo all'interno di una clinica psichiatrica che ha preso fuoco e dalla quale non è potuta uscire perché c'erano le sbarre alle finestre, pensate queste cose qua, no? E lei, appunto, dicevo, era la metà femminile, l'altra metà di questa coppia che ha vissuto l'insegna del genio e della regolatezza. E non è un caso raro questo nella storia delle arti. Abbiamo numerosi altri esempi, per esempio Simenon, l'estensore di tutti i romanzi di Maigret, ma anche di altri romanzi non di genere e di un grande impatto e di una grande rilevanza letteraria. Simenon è stato un grandissimo consumatore di donne, nella sua corrispondenza con Fellini addirittura vaneggia intorno al fatto di averne conosciute bene diverse migliaia. Resta il fatto che la sua vita con le sue donne è stata una vita all'insegna della mortificazione di queste donne. Perché? Perché il genio viene a vantaggio di tutti noi che poi siamo i lettori dei romanzi che queste menti partoriscono. Ma qualcuno il costo di quella sregolatezza lo deve pur pagare.
Allora innanzitutto lo pagano gli autori stessi, che conducono vite comunque difficili, complesse, che si compromettono facilmente, che... ma lo pagano le loro donne, le loro compagne. Esempio, modestissima citazione, la figlia di Simenon, un'altra donna della sua vita, del suo giro, muore suicida intorno ai 20 anni perché non ha mai accettato, no? Non ha mai vissuto in maniera positiva, si dice. Certo, dopo se uno legge le memorie intime di Simenon, la versione è di tutt'altro tipo, la versione la ragione di questo suicidio sarebbe da ricercare in altri motivi, ma in realtà appare abbastanza evidente che come figura maschile, diciamo, non era una figura maschile particolarmente apprezzabile da parte delle donne che con lui avessero a che fare. Ma non c'è solo lui, pensiamo a un gigante della pittura, un gigante dell'arte contemporanea come Pablo Picasso, grandissimo, cioè Picasso ha cambiato la storia dell'arte. Beh, Picasso, come disse la sua ultima, una delle sue compagne d'ora, disse: Picasso non è un uomo ma è una malattia. Allora, questi costavano, questi portavano via vita alle donne che stavano intorno a loro. E per le donne è stato sempre difficile affrancarsi da questo ruolo e diventare protagoniste attive. Alda Merini, c'è stato il boom di Alda Merini. Alda Merini, per la sua eccentricità, ha passato grandi periodi nei parti dei manicomi italiani. Ma tornando indietro nel tempo, Sibilla Aleramo, no? Grandissima poetessa, violentata in giovane età peraltro, quindi con matrimoni imposti da una morale dell'epoca, che per cercare di uscire da tutto questo e manda per aria il matrimonio, scappa, se ne va a Roma, dove comincia dove diventa testimone attiva e dove testimone attiva dei movimenti poetici, ma anche delle lotte per i diritti, no? Sociali, figura di primo piano, di riferimento dal punto di vista culturale, ma che evidentemente, e ritorniamo al discorso, alla piccola parentesi che ho fatto prima su Simenon, avendo amato molti meno uomini, perché Sibilla Aleramo ha diverse avventure con alcuni poeti dell'epoca, quella nota è con Dino Campana, però anche con Rebola, con Galetti, con Quasimodo, eccetera. Prezzolini, intellettuale dell'epoca, la definirà il lavatoio sessuale della letteratura italiana. Quindi, per intenderci, la diversità dell'approccio e della visione della sregolatezza quando si presenta con i calzoni e quando invece si presenta con le sottane. Ma tornando a noi, i due libri che presentiamo questa mattina sono uno del 2008, è uscito in Italia nel 2008, è di Gilles Leroy e si intitola Alabama Song, e l'altro invece è un volume più recente, Zelda, di Therese Anne Fowler. Questo secondo volume in realtà non è un gran libro, fra le altre cose è stato pubblicato proprio nel mentre partiva il battage pubblicitario per l'uscita del remake del film Il Grande Gatsby con Leonardo DiCaprio. La ragione vera per cui Frassinelli ha buttato fuori questo libro con questa tempistica era quella. Scott Fitzgerald è un prodotto che tira, associato a Leonardo DiCaprio, voi non parliamone, e in effetti il libro ha avuto un successo. Però perché è interessante? Perché è una biografia. È una biografia rigorosa, autentica, ben fatta da un punto di vista storico, un po' meno ben fatta da un punto di vista, come si può dire, stilistico, espressivo, non è un granché, insomma, come dire, semplicemente la vita breve di questa giovane ragazza del sud, figlia di ricchi proprietari terrieri, figlia di un giudice, nipote di un governatore, cioè una famiglia dell'aristocrazia, diciamo, degli stati del sud. L'altro libro invece è un libro sorprendente,
È un libro sorprendente perché è un romanzo e è scritto da un uomo, e quindi, come dire, è piuttosto bizzarro il fatto che è anche una grande scommessa, il fatto che un uomo si mette in testa di cogliere le profondità, l'intimità, il punto di vista femminile all'interno di relazioni contrastate e difficili da mandare avanti. È una scommessa che viene vinta egregiamente da questo Gilles Leroy, producendo un romanzo che in un qualche modo restituisce e restituisce un po' di giustizia a Zelda Fitzgerald e, come dire, ci racconta anche alcuni elementi che fanno parte della storia delle storie individuali, ma anche dei movimenti della letteratura di quel periodo, e restituisce un po' di giustizia a Zelda Fitzgerald, che, come ci viene detto a un certo punto di questo romanzo, era una giovane ragazza ventenne che parla così: è vietato fumare, sto parlando della sua condizione, ma la famiglia della mamma ha costruito il suo patrimonio con il tabacco, piantagioni di tabacco a perdita d'occhio fino alla Virginia, fino al Maryland. Questa è Zelda che parla. Sono la figlia del giudice, sono la nipote di un senatore e di un governatore. Fumo, bevo, ballo e mi diverto con chi mi pare. Per questa donna vuole vivere liberamente, anche se è la figlia di un giudice, la nipote di un governatore e di un senatore. Vuole vivere e vuole rivendicare la sua propria autonomia. I giovani piloti della base avrebbero fatto a pugni per un mio cenno, perché lei evidentemente, anche per le condizioni sociali in cui viveva la famiglia, eccetera, eccetera, era la reginetta di tutto, ripeto, l'aristocrazia del luogo, e quindi era la preda per tutti. I giovani piloti della base avrebbero fatto a pugni per un mio cenno, e quando finalmente concedevo loro un ballo, vedevo le loro guance dorate riempirsi di fossette. Ce n'erano due che rivaleggiavano in temerarietà per avermi. Deviavano il loro biposto in tandem dai corridoi aerei militari e puntavano su Pleasant Avenue. Arrivati sopra al nostro giardino, disegnavano figure nel cielo, picchiate, ed era tutto così divertente, eccitante, cavalleresco. Uno di questi piloti poi muore perché esagera, no? Ma lei viene affascinata, questo giovane che ha dichiarato la sua volontà di diventare uno dei più grandi scrittori americani di sempre. Era alto solo 3 centimetri più di me. La competizione con gli aviatori di Sheridan fu ancora più dura, loro così slanciati, così atletici, per non parlare dell'unico vero rivale che avrebbe dovuto subire, quel gigante di Edwards che era alto 4 spanne più di noi. Abbarbicata su scarpette con i tacchi alti, lo sovrastavo ampiamente. Allora si levava in me una vocina sepolta, insospettata, proveniente da non so quali atavici abissi. Che cos'era esattamente? Era l'antidiluviana lezione dei corpi che riaffiorava la memoria, o il Vangelo del sacro vaso, del vaso martoriato che chiamano eterno femminino? La dolce voce dei nostri avi mi bisbigliava, curva la schiena. Immaginatevi, lei è più alta di questo, ma per assecondarlo, per compiacerlo, per essere la donna che sta dietro un grande uomo, curva la schiena, chinati, non urtare il maschio orgoglio, scusate, curva la schiena, chinati, non urtare il maschio orgoglio del tuo consorte più suscettibile di una ragazzina. Ho obbedito alla voce parassita.
Perché bisogna sempre trattarli con i guanti, loro, come se fossero guerrieri di cristallo? Parla evidentemente del suo rapporto con lo scrittore. In questo libro troviamo anche, sia in questo che in questo, sia nella biografia, diciamo, più fra virgolette obiettiva, sia nel romanzo, troviamo anche cenni, in particolare in questo, relativi ad altri personaggi importanti e significativi dell'epoca. Per esempio, veniamo con, quindi si parla, non so, di la generazione, la Lost Generation, secondo la celebre definizione di Gertrude Stein, no? Hemingway, cioè la generazione perduta, la generazione degli autodistruttivi, degli autolesionisti, di quelli che ci lasciavano la pelle per vivere e scrivere e fare arte. Ma per esempio troviamo in entrambi, sia nella biografia sia nel romanzo, accenni a relazioni in qualche modo inaspettate fra Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. Potete immaginare di quale natura fosse questa relazione, che qui viene più che suggerita. E sul vampirismo che anima questi ambienti, sul vampirismo dal quale ciascuno trae linfa e sangue dall'altro. Quindi i contrasti anche fra gli scrittori, quindi Hemingway e Scott Fitzgerald, che si raccontano nei libri, in particolare Hemingway, si raccontano nei libri come amici, fraterni, compagni di grandi avventure, improntate sempre a un machismo in realtà piuttosto sospetto, quando è sempre così sbandierato, e appunto come emerge sembrerebbe che oltre che sospetto sia anche parzialmente ingiustificato, ma poi al di là di questi sbandieramenti, di queste grandi dichiarazioni di intenti, i contrasti, le rivalità, le cattiverie fra gli scrittori che cercano di rubarsi il successo, la scena, il denaro, perché alla fine, voglio dire, lo scrittore scrive anche per guadagnare tanti bei soldi, poi nel caso di Fitzgerald ovviamente spendeva comunque sempre e comunque più di quanti ne guadagnasse, appunto, tra poi si è ridotto, è stato costretto a scrivere sceneggiature per il cinema perché li pagavano la grande. E cosa succede? Succede che Zelda Shafi Zelad è un artista, dopodiché deve collocarsi nell'ambito, deve scegliere una dimensione nella quale operare, ma sia come temperamento, sia come sensibilità, è una donna che ha qualcosa da dire. Di lei sono rimasti anche dei quadri, ci sono periodi in cui ha dipinto, sono rimasti dei quadri, non è che abbiano cambiato il percorso della storia della pittura contemporanea, senza fare senza voi. Approcci con la danza, no? Quindi con l'espressività corporea, ma frequentando questo ambiente vuole scrivere, Zelda Fitzgerald vuole scrivere, e scrive. E allora qui si verifica il vero disastro. Perché? Perché voi dovete immaginarvi in epoche non come le attuali, per cui c'è una modestissima soubrette senza nessun titolo di merito, se non particolarmente barocco fondoschiena, riesce a occupare le pagine, non dico nei giornali, ma anche i talk show, cioè c'è un'informazione esasperata su questo tema qua, e si va alla costruzione di personaggi che devono far sognare il grande pubblico, una costruzione sincopata al punto tale che dentro uno via l'altro, ogni giorno arrivano più personaggi e le loro vite, le loro intimità, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo tornare agli anni 20. Gli anni 20 dell'altro secolo del Novecento. Questa era la coppia d'oro dal 20 al 40, diciamo,
la coppia d'oro dell'età del jazz, era la gente che faceva scandalo, era la coppia che veniva guardata, che veniva, cioè in un'epoca in cui non era così sviluppato come adesso, in questo modo così paradossale, c'erano gli stessi meccanismi di interesse e di comunicazione su questa coppia. E da allora, nel momento in cui Zella Fitzgerald scrive, Scott Fitzgerald si incazza, perché non è permesso, perché non è possibile, perché lo scrittore è lui e deve essere lui e non può che essere lui e lei non deve scrivere. E quando succede che lei nel 1932 ha scritto questo romanzo che vorrei citarvi, perché non mi ricordo, ragazzi, l'età fa danni anche a me, e non mi ricordo il titolo in inglese, ecco, Save Me the Words, no? Lei scrive questo romanzo, lo sottopone all'editore Max L. Perkins, ovviamente di natura autobiografica, e dice il problema, perché questi informano immediatamente a Scott Fitzgerald, che dice no, non se ne parla nemmeno, lui che ha costruito i suoi romanzi sulla propria vita, sulle vite delle persone che stanno intorno, che gli stanno intorno, sui rapporti eccetera eccetera, pretende che la moglie non scriva assolutamente delle loro vite o usando loro stessi come elementi, come attori di questa cosa qua. È inaccettabile per lui, perché il proscenio deve essere soltanto suo. Questo libro, appunto, il marito, Scott Fitzgerald, dice: Dio mio, i miei libri hanno fatto di lei una leggenda e la sua sola intenzione con questo semiacquoso ritratto è di rendermi una nullità. Questo scriveva il 14 marzo Scott Fitzgerald, no? E cercò di ostacolare in ogni modo, la pubblicazione del romanzo della moglie. Cercò di fermarlo in ogni modo. Studi successivi sono andati a vedere i vari archivi, eccetera, hanno trovato missive, lettere, comunicazioni, ha cercato di impedire in ogni modo la pubblicazione. Fra le altre cose, no? Dopo il grandissimo successo del grande Gatsby, Scott Fitzgerald, anche in virtù del fatto che la sregolatezza incide sul genio, ha dei grossi problemi di creatività, ha dei enormi problemi di creatività. Si dice che il suo ultimo romanzo, Tenera la notte, la versione ufficiale dice che sia stato iniziato 17 volte. 17 volte, cioè, ciao che blocco dello scrittore. E Scott Fitzgerald spesso da qualche parte scrive che l'ha iniziato e buttato via un centinaio di volte. Quindi a questo punto c'è da un lato il grande scrittore affermato, quello che tira avanti tutto, quello che spende, spande, prende di mora, eccetera, hanno anche una bambina fra l'altro nel frattempo, che è in crisi. Dall'altro c'è la donna che scopre una vocazione, scopre un percorso e chiede semplicemente di poterlo percorrere come si fa normalmente, e c'è il contrasto, e c'è il disastro. Zella comincia ad accusare sintomi di malattia mentale, comincia ad essere internata in manicomio per più o meno lunghi periodi, colloqui con psichiatri, analisi del soggetto pericoloso. Le viene portata sottratta anche la bambina a questo punto, evidentemente. E anche qui, così, non c'entra assolutamente niente, ma perché siamo 150 anni, 120 anni prima, quando Charles Dickens rompe con la moglie per sviluppare, si diceva, una relazione di natura incestuosa con la sorella, rompe con la moglie, la prima cosa che fa è portargli pure la figlia. C'è la negazione della femminilità, togliendoti anche almeno quel ruolo che proprio ti è dato dalla natura, voglio dire, gli altri ruoli ognuno se li va a costruire, se li va a elaborare. Il ruolo della essere genitore,
e vengono e invece via sotto la sedia la donna, sono ritornato a parlare di Zelda, viene messa in manicomio e lui pretende almeno dei cambiamenti in questo romanzo, pretende che vengano tolti dei pezzi, pretende che ne vengano tolti degli altri, e a un certo punto Zelda si sottomette alla volontà del marito e glielo fa revisionare il suo manoscritto. Cioè a questo punto quello interviene direttamente sul prodotto artistico della moglie e lo corregge secondo la versione di sé e di loro che lui vuole venga distribuita e venga data in giro. Cioè, per intenderci, fa una paternalistica opera censoria. E nel 32 esce il libro. Il libro in America viene snobbato, è un flop. Ma non credo che sia, come dire, del tutto fuori luogo immaginare che non potesse che essere così, visto che l'ambiente era ancora dominato dall'eco dell'importanza letteraria di sconfiggenza del marito, no? In qualche modo non potesse essere così. Tanto è vero che invece in Gran Bretagna, dove uscì anni dopo, fu un enorme successo. E il supplemento letterario del Times lo definì un libro dalla prosa potente e memorabile. Quindi, in un qualche modo, un po' di giustizia Zelda l'ha avuta alla fine, anche perché le donne, quando sono compagne di grandi artisti che in un qualche modo si allontanano da quelli che sembravano essere i percorsi dai quali non avrebbero dovuto allontanarsi mai, in un qualche modo sembrano sempre essere le donne responsabili di queste, no? Cioè lo sfacelo esistenziale e le esagerazioni di Scofield Zeland per taluni potevano essere imputate alle eccentricità della moglie, ma così, sempre per fare queste, sempre per pescare suggestioni di qua e di là, siamo tutti in età tale da ricordare che per esempio la causa di scioglimento dei Beatles, secondo molti, è da imputare a Yoko Ono, che era la donna di John Lennon e che doveva fare anche lei, solo che non era la donna giusta per farle fare il ruolo secondario, visto che era un'artista acclamata. E poi si scopre che il testo della canzone Immagine l'ha scritto lei, non l'ha scritto lui, fra le altre cose. Quindi in un qualche modo Zelda ha ottenuto una giustizia seppure postuma e sono state ristabilite le giuste dimensioni e forse, non è detto, è difficile provare che le sfortune di Francis Scott Fitzgerald siano state determinate dalla moglie, ma è certamente meno difficile provare che le sfortune di Zelda Shire Fitzgerald siano state provocate dal marito. Questo credo non ci sia alcuna ombra di dubbio. Sul tema io non ho, anche perché sennò voglio dire si appesantiva la cosa. Sul tema di questa coppia c'è anche un bel libro di Piero Citati, critico letterario italiano, le ali della farfalla, non mi ricordo anche più, no? la farfalla della Ressa Bravo, comunque Piero Citati, Fizzello, lo trovate subito, perché è in internet, si trova subito, anche quello interessante, anche quello sottolinea la gelosia di Scott verso Zelda come scrittrice e il costante tentativo, e io aggiungerei riuscito un gran bene, di impedirle di esprimersi artisticamente e in modo indipendente da lui. Quindi, per la circolarità delle cose, siamo andati a pescare anche, ma non per captarci delle volenze, perché non c'è ragione, ma siamo andati indagando in ambito letterario, non tanto a pescare, ma a avere ancora una volta una conferma dello sbilanciamento, che può
poi la scoperta dell'acqua calda, ecco, però fa piacere vedere che anche la letteratura contribuisce a insegnarci questa cosa qua, e cioè della profonda ingiustizia fra i generi che governa e che regola in un qualche modo l'andamento delle nostre vite. E siccome fra le altre cose questo è un tema anche di attualità, sul quale non mi voglio soffermare più di 30 secondi per fare un richiamo, perché lì non si parla più di libri ma si parla di attualità politica, quindi evidentemente no, proprio in questi giorni tutti sapete che stanno discutendo sulla questione dei generi all'interno della lista elettorale, eccetera eccetera. Trovo sorprendente certe posizioni, insomma, perché non attribuire soltanto al merito il criterio di selezione mi sembra francamente inaccettabile. Però comunque ecco, è una figura comunque affascinante, stravagante, e il ritratto di persone, il ritratto di un'epoca, ripeto, sviluppati con una sensibilità estrema, della quale forse la spiegazione l'11 marzo del 48, il trafiletto del Montgomery Advertiser, ieri a mezzanotte precisa, Zelda Sae, moglie dello scrittore Scott Fitzgerald, è deceduta nell'incendio della clinica Highland Hospital a Carolina del Nord, dove era in cura da oltre 10 anni per disturbi mentali. È stata sepolta viva. Ben nota ai nostri concittadini per essere stata una delle più straordinarie belle del Sud, conosciuta anche come scrittrice, pittrice, icona dell'età del jazz, a 20 anni Zelda condivise la gloria con il marito. Dopo la metà degli anni 30 caddero entrambi nell'oblio. Questo è il trafiletto che uscì sul giornale all'indomani della sua morte. E dopo ci sono delle riflessioni perché il romanzo è finito a questo punto, qui è l'autore, il romanzo è l'io narrante, cioè il romanzo finisce e poi parla l'autore e si svela e dice: non ho mai potuto accettare l'idea che Zelda sia stata consapevole di ciò che accadeva, sveglia e lucida quando nell'ospedale risuonarono gli allarmi seguiti dalle sirene dei pompieri. Voglio credere che dormisse e che il fumo l'abbia soffocata nel sonno. Voglio immaginarla stordita dai neurolettici, tanto comatosa da non percepire nessun rumore, e così, avendo perso conoscenza, con il cuore che si spegneva al rallentatore, anestetizzata nel corpo e nella mente, sia scivolata insensibilmente nella morte. Certi direbbero che ha trovato la pace. Io non vedo nessuna quiete nella morte, che è un'intima nemica da troppo tempo. Posso solo immaginare che dopo tante sofferenze e vane lotte si ceda e ci si rassegni il grembo della nemica come una soluzione dell'atroce aporia. Zelda non può essere perita tra le fiamme. E in Alabama, nel sud, eccetera, sono sempre tornato, e lui a un certo punto è lì che aspetta perché c'è l'allarme, è tornato, no? Aspettando che passino i 19 tornadi, con quell'eventualità di morire a cui non credo, ma che non mi è mai parsa tanto familiare, ripenso a colui che mi amava così maldestramente. È un autore maschio questo che parla, e ci dice: ripenso a colui che mi amava così maldestramente. Avevo 20 anni, avevo quell'amante innamorato che voleva impedirmi di scrivere. C'è quasi, viene a svelarsi la ragione, no? Era un ragazzo intelligente di notevole erudizione, pure credeva a certe fandonie, a certi stereotipi da romanzo, del tipo gli amanti devono condividere tutto, oppure amarsi e fondersi e vivere in autarchia.
Per distogliermi dalla scrittura forse, o perché la fusione fosse perfetta, mi faceva leggere i suoi autori preferiti, Faulkner e poi McCullers. Dei monumenti, diceva, dei geni assoluti, senza capire che mi stava facendo incontrare due opere determinanti della mia vita adulta. E io pensavo, due fratelli maggiori, due persone a cui somigliare, due opere che, lungi dall'annichilirmi, mi davano nuove ali e, per una straordinaria ironia, esaltavano il mio desiderio di scrivere invece di soffocarlo. Ed è lo scambio. Qui è l'autore che ha scritto un intero libro al posto di Zelda, come se fosse Zelda, e qui ci spiega perché l'ha fatto così bene, perché in un certo momento lui era Zelda. Sempre lui, in una notte stellata sul ponte di un traghetto diretto a Capri, mi rivelò la sua ammirazione per una coppia straordinaria, i Fitzgerald. Ma per quanto brillante, quell'uomo geloso non comprendeva questa lampante verità. La storia di Scott e Zelda era appunto fatta per insegnargli qualcosa, per suggerirgli che nessuno controlla l'indole, e nemmeno i temporali, il vento o il fulmine. Nessuno. Né i climatologi, né gli psichiatri. Tornado, quelli che aspettano il tornado, Zelda era in balia degli psichiatri. Nessuno controlla nessuno, meno che mai gli amanti suscettibili. Il vento di qui soffia troppo forte, si porta via le voci, si porta via i morti, porta con sé gli ultimi granelli di sabbia della spiaggia di Fréjus che scricchiolavano sotto i denti. Il vento di qui mi caccia via. Addio Zelda, è stato un onore. Perché siccome a Stratia c'è molta più gente del solito, quindi magari non conoscete bene il meccanismo, i nostri brillanti bibliotecari, tramite il prestito che provinte bibliotecari hanno procurato un numero sufficiente di copie, quindi potete prendere tranquillamente, segnarle, tenerle un mese. Io tanto il mese prossimo sono qua, chi non avrà gradito questa lettura potrà venire a insultarmi e potremo parlare. E magari invece apprezzare. Buona giornata. Grazie. 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 Io vi voglio salutare ovviamente, saluto soprattutto le donne e veramente un calorosissimo saluto. Credo di poter ringraziare questo carissimo Roberto Bianchi che ogni mese ci dà queste bellissime informazioni. Libri dimenticati, che sono veramente molto belli, ho apprezzato molto quanto appunto ha. Però io ricordo alcuni appuntamenti che oggi noi come amministrazione comunale vogliamo continuare a dedicare alle nostre donne. Quindi nel pomeriggio alle 16 c'è un nuovo appuntamento che si prolungherà fino alle 18 e anche oltre. Avremo una donna, potremo conoscere quanto ha scritto, quanto ha fatto, come già abbiamo fatto giovedì pomeriggio, e poi ci sarà un nostro autore che appunto vorrà rendere omaggio sempre con delle poesie. Alle 18 inaugureremo, magari anche qualche minuto prima di vedere questi due appuntamenti, una mostra, già i rumori sopra vi hanno incuriosito, sono sempre volti di donna in diverse età, e stasera in collaborazione con l'associazione Eva all'auditorio di Sant'Andrea ci sarà un bellissimo, ci faranno dono di un bellissimo momento di teatro. Quindi ecco, davvero sarà molto bello incontrarvi e auguri davvero a tutti. Grazie. Grazie. Oh, wow.